Se sto immaginando qua, stavo cercando, l'audio da... Caricherò un mio busetto video dei Pokémon e mi farò un budello di belli soldi! Ok, finì. Mi indemono in YouTube. Finuto! Fuori pubblico. Visualizzazione di fra 5, 4, 3, 2. Oh, ma perché non sto tagliando nudo? A chi essere i video e Google non riesce ad aggiornare i dati che sta facendo un do web? Oh, ma ho visto solo io ancora. E non c'è manco un commento a mi piace. Ma chi fu? Vaffanculo quando me ne esco. Oh caga, spacchi YouTube. C'è permesso? Sogno Ghilly Comics, faccio video in YouTube. Ah, allora da scapolasti. Come? Sì, sopravvissuto, ma non sai, YouTube, mossi. E che viene a dire, mossi? A guerra, spinghiamo tutte cose, canali, network, video virali e compagnia bella. Ma chi fu? Fu coppa di chi che fanno vlog, che scassava una minga e vinca da casta. Casta? Se pare che YouTube scattiamo perché i vlogger come Dellimello, Fochico, Andreani, eccetera, continuavano a parlare di caste che manco esistono, di Ambrosatori, Luca Casadei e minchia di studio. Ma scusate, ma non potevano parlare solo di minchia di trash o di spammare in dei gruppi che de fatto apposta in dei Facebook? No, Marco Merrino l'aveva avvisato, ma la guerra scoppiava lo stesso e arriva io, non lo so niente. Ma... e allora? Se, chi non capire, chi non resta di YouTube Italia. Vediamoci, Izeb 89! Mossi! Dario Moccia! Spinduto un docciapponi! Babbi Xanax! Non si l'ha cagata mai nudo, pensa ora! E chi mi dici di Daily Mail? Vuoi tipo Bambesov? E i fangazzisti anonimi? Pare che a Dellimello ammazzano gli haters che non si buttavano più. Boban la so, i suoi memori più segnati, e Simone Fangazzista, Fra Frog, Richard HTT, si pensa che Samuccio non ha qualche ban. Narista occhio net. Oh, mi vuoi dire che Narista non dura come ti va per sostenere eventuali reduci? No, pensa che a do povero Miruzzo, pensando di essere troppo forti per combattere solo, Uccitano, frullano per mano di Nino 666. Oh, se andai d'ossa. Non ti resta niente di fare, ca! Ma tu chi facevi in domenica di sto schifio? Io avevo solo 200 iscritti, che me ne fottai a me di ste cose? Sogno qua ma Svizzera! Fai buono! E ora che fai? Lo saccio, continuerò a fare un creativo come prima, con o senza sti specchi da conticchiare. Buona fortuna allora! Ma garantia! Ah, ma conta, chi stavi combinando quando scoppiava la guerra? Io ero con Bruder, senza internet. Ci avvicchiavo con i due Pokémon. Belli, spero che da attivista almeno facendo sto video. Aspè, vuol dire che allora ne restava un nudo che può tagliarlo, commentarlo, spolliciarlo e condividerlo? Esattamente! Ah, minchia. Iscriviti, fighi puttana! Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi informo che il video che avete appena visto non è stato creato da me, ma è stato fatto da Ghilly Comics, il quale mi ha concesso di tradurre il suo video in dialetto catanese. Vi invito quindi a iscrivervi al canale di Ghilly Comics se vi piace il genere di video che fa. Nel frattempo vi linko qui il video originale di Ghilly che ho appena tradotto. Inoltre c'è stato anche un altro ragazzo che ha voluto tradurre questo video in lingua inglese. E il link del video lo potete trovare in descrizione. Detto ciò, vi invito a mettere mi piace, commentare il video. Vi ripeto, date un'occhiata al canale di Ghilly. Iscrivetevi sia al mio che al suo canale. Ringrazio ancora Ghilly per avermi concesso di doppiare questo video. Devo dire che mi sono divertito un sacco. Seguitemi sulla pagina Facebook e pure su Twitter. E niente, ci vediamo al prossimo video. Scusate ragazzi, ma ho dimenticato di dirvi una cosa importante, ovvero che la voce del personaggio di Ghilly Comics è stata data da Mr. Whiters.
Quindi vi linko il suo canale e vi consiglio di dargli un'occhiata e di iscrivervi anche al suo canale. Quindi grazie Mr. Whiters e grazie a tutti voi che mi seguite. Un abbraccio.